A modo suo. A modo suo, per 80 anni, aveva vissuto quello strano signore, ormai canuto. Già nel vestire era tutto un dire, pantaloni a polpaccio anche con il ghiaccio, 10 camicie a coprire il torace perché il cappotto non gli dava pace. Lo conobbi un giorno di settembre e senza tanto badare ci mettemmo a parlare. Nella sua povera casa mi fece entrare, se così si poteva chiamare. All'interno, tra polvere e ragnatele, celava del passato le cose più belle. Non possedeva né radio né televisore. Nella sua vita non avevano valore. L'unica sua ricchezza consisteva in un dente, l'unico nella bocca ancora presente. Per un intero anno ogni giorno parlammo. Quanta ricchezza possedeva quello strano signore, sempre vissuto rendendosi al mondo sconosciuto. Nelle sue parole, sincerità, saggezza e cortesia che mai avevo trovato in vita mia. Compresi così che lui aveva preso il segreto per costruirsi un mondo perfetto.